Viva Voce, Sport e Salute, con Mattia Fontana. Ben ritrovati a tutti voi telespettatori, Viva Voce, Sport e Salute, perché lo sport è sinonimo di salute. Oggi abbiamo in studio una grandissima campionessa, Giulia Amore, campionessa di Fioretto. Grazie per essere con noi. Grazie, Giulia. A voi. E abbiamo la dottoressa Diana Bianchedi, medico sportivo e Chief Strategy Planning and Legacy Officer Milano Cortina 2026. In pratica sei a capo della strategia dove pianifichi tutto. Esatto. Ci diamo del tu, no? Ovviamente. Ci siamo accordati che ci diamo del tu. Molto bene, tu hai una carriera ovviamente da sportiva. 2 ore olimpici a squadre nel 92 a Barcellona e nel 2000 a Sydney. Esatto. A squadre, però già partecipare alle Olimpiadi deve essere una cosa fantastica, quando poi vinci. Beh, è la cosa più bella, no? È la cosa più bella, sì, sì. Cioè, sono ricordi che uno si porta a vita, insomma. Ma non solo la medaglia, proprio essere là, è il contesto, è il vivere l'Olimpiade. Eh sì, che è poi bellissimo. Se ci metti anche la medaglia, meglio, però in realtà. Esatto. Beh, tu arriverai alle Olimpiadi, no? Speriamo, no, dai, no, per ora. Speriamo, come passo, no? Passo, ci proviamo. Giulia Amore, che bel cognome che hai. I nostri editori si chiamano Amici. Abbiamo un programma televisivo che si chiama Casa di Amici. Questa è una grande televisione. Radio Roma Television è una grande famiglia, è una grande fratellanza. Molto bene, parentesi, era una piccola parentesi. Grazie. Che volevo fare io. Ma partiamo subito, perché il fioretto, non la spada o la sciabola? Allora, diciamo che sia mia mamma che mio papà hanno sempre fatto sempre solo fioretto. Quindi fiorettisti. Fiorettisti, quindi fin da quando sono piccola ho cominciato a dire mamma io voglio fare scherma, voglio fare... E lei mi ha detto guarda, se vuoi fare scherma bene ma devi fare fioretto. Non ho, se no non niente, ho se, neanche no, avuto se no la cambia mestiere. Esatto. Non sì, ho sì, neanche sì. mai avuto la scelta, di sì, quindi, sì, la sì. possibilità di poter scegliere. Sì, quindi, sì, sì, quindi però il fioretto... Bello. Però mi chiedo perché è così famoso il fioretto, dottoressa? Ma in realtà, allora, un po' perché i risultati delle squadre di fioretto, bisogna dirlo, lo portano alla ribalda, ma in realtà è perché è stata la prima arma. Cioè tutti facevano solo fioretto, poi via via col tempo le ragazze hanno potuto iniziare a fare spada e sciabola, quindi la tradizione è la tradizione del fioretto. Sì, sì. E poi noi siamo un po' puristi e quindi ci piace dire che fioretto è l'arma. Certo, fa un po' fighi, esatto. diciamola tutta un po' così. Però voglio dire, ci sono delle regole diverse tra il fioretto... Sì. La spada e la sciabola, ad esempio il fioretto puoi colpire... Il fioretto puoi colpire solo il busto, escluse le spalle e le braccia e una piccola parte della maschera che noi abbiamo a protezione. Quindi se tu fai punti sulla spalla non vale? Tocca, sì, non vale, si accende una luce bianca invece che o verde o rossa e il punto non è valido. Addirittura, cioè accende sì, la luce si accende bianca. La luce bianca. Cioè la spada riesce a riconoscere? Nella spada puoi toccare ovunque, okay. In qualunque parte del corpo non si accende mai bianco, si accende sempre la luce valida. Quindi è sempre punto. E poi nella spada non c'è la convenzione, quindi chiunque tocca, punto. Esiste anche il punto doppio, una cosa che nel fioretto quindi, nella quindi voglio dire, il fioretto è un po' più mirato e quindi sì, tecnicamente sì, devi anche essere un po' più preparato probabilmente. Esattamente, è quella, no? Un po' più, diciamo, completa delle sì, tre sì, armi. Sì, 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 penso. Sì. Tu sei bravissima. E vediamo anche un po' il tuo palmarès, Nel 2022-2023 Coppa del Mondo Under 20, 3 ori a squadre a Udine, Germania e a Zagabria. Sì. Oro Coppa del Mondo individuale a Londra, Under 20, sempre nel 2022-2023, oro sia individuale che a squadra in Estonia. Sì, ai campionati. Cioè, voglio dire, tu alla sera torni a casa, ti giri e dici però che soddisfazione, no? Sì. Vedere un po' queste medaglie un po' tutte quest'anno appese. Devo dire è stato un bel anno, pieno di emozione e soddisfazione. Perché per chiudere... Ah, sì. Sempre nel 2023 argento alle Universiadi a squadra in Cina. Spieghiamo le Universiadi, che sono in buona sostanza le Olimpiadi solo per gli universitari. Quindi divertentissimo, la mia prima esperienza a fare una gara con tutti gli sport possibili, tutte le nazioni, tutti chiusi nello stesso villaggio, poi che in bello, Cina. Sì.
organizzate benissimo dentro questo è un'esperienza favolosa. Senti, però che bello è quando proprio l'ultima stoccata tirate via il casco, così io godo sempre quando sì, vedo questi siti. Molto emozionante. Sì. Poi io ho avuto la fortuna quest'anno di fare l'ultimo assalto, diciamo, nella gara a squadre, quello che poi finisce, quello che porta a 45 stoccate, e lì, diciamo, tutta l'adrenalina che si esplode. Certo, per forza. Si scarichi anche un po' la tensione. Beh, parleremo anche di questo in questa puntata. Dottoressa, psicologia dello sport e gestione degli atleti. Da medico sportivo, quante sono importanti questi aspetti per una carriera sportiva in generale? Cioè, sport e gestione degli atleti, cosa vuol dire con esattezza? Ma ormai questi ragazzi giovani che, diciamo, vengono sottoposti anche ad un impegno non soltanto fisico ma anche emotivo molto importante fin da piccoli, hanno bisogno di un supporto, perché così come controllano le loro armi nel caso della scherma oppure la tecnica fino all'esasperazione con i loro maestri, non si può pensare che non abbiano importanza anche gli aspetti mentali. È chiaro che all'inizio uno pensa di poterli trascurare, in realtà ovviamente la preparazione alla gara, la preparazione mentale alla gara, il saper prendere decisioni sotto stress, anche saper reggere il carico, perché per esempio appunto magari vincono tante gare e ci si aspetta sempre di più, questo aumenta la pressione, chiaro. E utilizzando delle tecniche, non c'è niente di particolarmente strano, però aiutano, è un allenamento anche quello, funziona solo se ti alleni anche l'aspetto mentale. Certo, perché poi cambiando continente può darsi anche che uno fa fatica un po', come posso dire, a sentirsi a proprio agio subito. Io faccio un po' fatica anche quando vado in vacanza in Sicilia, devo impiegarci un po' prima devo carburare un po' prima di sentirmi totalmente a mio agio, figuriamoci loro. Beh, insomma, loro hanno una gara da un continente all'altro, devono anche imparare a gestire il riposo, l'interruzione, appunto prendono un volo, hanno la gara subito dopo, quelli il sono fuso orario, insomma. Mangiare bene, cioè tutti questi aspetti, perché non è soltanto saper fare un'azione, è che il tuo corpo in quel momento ovviamente deve essere... Diciamo che anche questo sport negli anni è un po' cambiato, oggi sono molto più assistiti, no? Dal posturologo, dallo psicologo dello sport, insomma, quindi... Nulla può essere più lasciato al caso, nulla ecco. Può essere non più basta lasciato mai al caso. Il talento, ormai questo è chiaro per tutti. Anche gli allenamenti sono cambiati, come funzionano gli allenamenti? Allora, i miei cioè, scusami, faccio un passo indietro, cioè tu ti alleni tutti i giorni sempre con il fioretto? Sempre no. Allora, c'è una parte di tecnica che quindi fai con il fioretto, anche senza, per esempio, gambe scherma, quindi più un lavoro orientato sugli arti inferiori, anche senza in mano proprio l'arma. Poi c'è una parte invece di preparazione atletica che va sia dal generale, quindi una resistenza piuttosto che una velocità molto, diciamo, in grandi linee, e una parte specifica, quindi una reattività per quanto riguarda, che ne so, i piedi, una rapidità, resistenza specifica, quindi pedane, di passi avanti, passi indietro, fatti in posizione di scherma. Infatti la domanda era proprio, gli allenamenti sono basati principalmente sulla velocità? Allora, dipende, per esempio, dipende dal tipo di atleta e dal tipo di scherma che si fa. Sì. Per esempio, mia mamma aveva una scherma molto veloce, basata proprio sui cambi di direzione, cambi di velocità, quindi la sua era una scherma molto basata sulla velocità. La mia, diciamo, è una scherma un po' più tattica. Sì, ognuno ha le proprie caratteristiche. Ognuno ha le proprie caratteristiche, in base a quelle poi si lavora anche dal punto di vista di preparazione, piuttosto che tecnica e tattica. Quindi io sono una un po' più, diciamo, precisina. Sì, un po' più talento, vado qualunque roba. Sì, che bello però. Questo è. Perché poi voglio dire, una stoccata dura quei 2 o 3 secondi alla fine, no? Sì, quell'import, quindi... però dietro c'è tutta una costruzione che... Perché si vede voi che state un po' in passo indietro, poi in avanti, poi indietro, poi... quindi è proprio quei 3-4 secondi che sono fondamentali. Devi capire il momento giusto così e sfruttare, diciamo, bello, l'occasione. Bello. Beh, la scherma è stata anche una scuola di vita, no? Credo. Sì, assolutamente, perché poi
la scherma, come anche altri sport, la prima cosa che ti insegna è il rispetto per il tuo avversario. Quindi noi facciamo il saluto all'inizio e alla fine di ogni match. Di rito proprio. Proprio di rito. È proprio una regola. Ah, bello, sì. Che quindi ti puoi essere, diciamo, all'interno del match c'è tutta la tensione agonistica che vuoi, diciamo, però alla fine devi sempre rispettare quello chi hai davanti e comunque gli arbitri e chiunque altro. Certo, poi certo. Ti dà la possibilità di imparare a, diciamo, a vivere il mondo, viaggi, quindi devi anche diciamo, crescere. Te devi essere un po' un carattere che si arrabbia con gli arbitri un po'? Diciamo che essendo uno sport che si basa sul giudizio degli arbitri... Prevalentemente, quanti ce n'è? Tre? Sì, diciamo uno principale, diciamo altri due che guardano le infrazioni, tipo il braccio. Però c'è un capo, diciamo, sì, che se lui dice no è no. Esatto, se lui dice di no è no, non ci puoi fare niente, quindi arrabbiarsi sì, però poi fino a un certo punto, perché non cambia idea. Ma voglio dire, senza volere, se si tocca il corpo dell'avversario... C'è una sanzione, c'è una sanzione. In teoria tu non dovresti... Se lui tira tutti i giri, però lo tocchi un po'... Sì, c'è molto un piccolo cartellino. C'è un cartellino giallo, poi se lo rifai... Bene, bene, bene. Spostiamoci ancora su Diana. Dottoressa, insomma, una responsabilità enorme, quella delle Olimpiadi invernali che arriva qua tutto il mondo. Dormi di notte? Sempre meno, mancano due anni sì. E sempre meno. Lì poi sei circondata da un'equipe fantastica, perché ci deve essere proprio... un affiatamento anche, perché organizzare un evento di questa portata, i mondiali che arriva tutto il mondo qui. Sì, effettivamente sono i nostri giochi, i giochi invernali sono 15 campionati del mondo contemporaneamente sul nostro territorio, ci saranno 3 miliardi di telespettatori, quindi sentiamo fortissimamente anche la responsabilità di far vedere il nostro paese e tutti si aspettano un grande evento dall'Italia. Certo, ma si aspetta e così sarà però. Cioè noi siamo i primi in tutto, adesso non voglio fare. Lo diremo, diciamo, il 6 febbraio quando ci sarà l'inaugurazione. Il 6 al 22, se non è... Esatto. Il 6 al 22, sì. Però, come dicevi tu, quello che stiamo costruendo in questi anni, sono già 5 anni che lavoriamo per i giochi, è proprio creare questo spirito di squadra. C'è gente esperta, insomma, di una certa età come me, ma ci sono anche tanti ragazzi giovani, tanti anche ex atleti, aiuto, cado. Ex atleti che vengono da diversi sport e che portano la loro esperienza per fare in modo che i giochi siano un evento sportivo bellissimo, ma che cambino la vita del nostro paese. Ecco, adesso parleremo anche di questo, adesso lasciamo lo spazio, tra poco continuiamo con questo discorso che è molto interessante. Molto bene, di nuovo insieme, di nuovo in studio, amici di Viva Voce Sport e Salute, grandi ospiti in questa puntata. Dottoressa, continuiamo sulle Olimpiadi. Insomma, a parte una grande responsabilità, però c'è anche un'equipe che deve necessariamente funzionare, quindi essere a capo come te in un'organizzazione di questa portata, devi andare d'accordo con tutti, no? Bisogna farli lavorare come una squadra, esatto. È proprio come con gli atleti, perché l'obiettivo è a distanza di tanti anni, tu prepari, però saprai solo quel giorno là, il 6 febbraio del 2026, se è andato tutto bene. Sì. Io lo dico sempre quando magari ci sono dei momenti di difficoltà, cioè, ragazzi, il 6 febbraio bisogna accendere la luce, allo stadio di San Siro, la cerimonia di apertura, 92 capi di Stato, tutti gli atleti, e quindi tutto deve essere perfetto. Però quindi... deve essere una cosa anche soddisfacente per te, che sei seduta lì, guardi tutto questo e dice... Sì, è bello perché... È anche soddisfacente, no? E lo sarà, credo, dopo, adesso tutte... Durante il giorno devo dire che è bello perché vedi dei ragazzi giovani che crescono e si appassionano nello scoprire cosa vuol dire organizzare un grande evento. E dall'altro lato, poi ovviamente sei al centro del mondo, perché noi ci confrontiamo con Parigi, che certo, è il prossimo certo. Giochi, Brisbane, Los Angeles, e quindi, insomma, è proprio un evento globale. Però come avviene? Cioè, dato che ci sono alcuni giochi sono dislocati in varie città, sì. Come avvengono questi primi contatti? Cioè, chiamate la regione, decidete voi, come funziona? Perché è interessante sapere un po' il meccanismo, perché uno dice, ma come fanno a organizzare un evento di questa portata in modo capillare? Cioè,
anche gli alberghi per i singoli stati, cioè c'è veramente una cosa molto complessa, dottoressa. È molto complessa. Innanzitutto tutto questo nasce da un periodo di candidatura che è stato fatto nel 2019. I due presidenti delle regioni, cioè Lombardia e Veneto, e i due sindaci di Milano e Cortina, insieme al presidente del CONI, hanno deciso di portare la candidatura. Ah, fantastico, bene. Si sono uniti tutti insieme, stranamente, perché insomma non vengono... Ma avete fatto anche delle selezioni, per dire, il comune di Verona sì e no, si sono Vicenza candidati, no? Si sono candidati loro, hanno chiesto okay. loro, è stato fatto un dossier e devo dire che la cosa bellissima è stata che in quel periodo, perché comunque hanno schieramenti politici anche diversi, si sono uniti veramente come se fossero una squadra. Io mi ricordo la sera, prima della presentazione, che provavano Sala insieme a Fontana, veramente... Che non sono io, È stato bellissimo, è stata una dimostrazione che quando l'obiettivo è grandissimo per il tuo paese, pazienza, sì, insomma, sì, ci sì. si unisce tutti. Sì, e adesso bello, però sì. organizzare sì, tutti gli sì. spostamenti su un territorio così vasto, questo, sono sì, due regioni, sì. due province autonome. Perché le piste, ho visto, in Lombardia, mentre le piste, cioè voglio dire, per il pattinaggio ad esempio, sono basate prevalentemente in Lombardia, mentre le discese e altri proprio sport... Sì, per quelli esempio, da montagna sono più sono, ovviamente sono sulle montagne, il curling per esempio, dove abbiamo dei campioni olimpici a Cortina, appunto le discese, la discesa maschile è sullo Stelvio a Bormio, vabbè, perché è la è più ovvio. Importante, vabbè, certo, mentre le certo. ragazze andranno a Cortina, sì, insomma, l'hockey sì, a Milano sì, chiaramente. Sì, sì. Perché... Che vantaggio può portare secondo te anche negli anni questa manifestazione, allora, questo evento? Prima evento. Quando hai nominato il mio lunghissimo titolo c'era la parte legacy, che vuol dire eredità, perché il mio ruolo è proprio quello di fare in modo che non siano solo 16 campionati del mondo, ma che lasciano qualche cosa al territorio. Quindi oltre a un indotto economico, anche l'importanza di, per esempio in questo periodo noi lavoriamo moltissimo con le scuole, facciamo dei progetti come adatti. I bambini hanno fatto dei disegni bellissimi. I bambini hanno fatto la mascotte, noi andiamo con loro, gli facciamo anche fare delle prove con la loro scuola a organizzare degli eventi sportivi. Ai campionati del mondo di scherma c'erano delle scuole che erano lì e provavano a capire sì, che insomma sì. Ci sono tanti ruoli, no, negli eventi sportivi. E sì, però speriamo... voglio dire, devi stare un po' al di sopra delle parti tu, no? Cioè, ad esempio, nello scherma, quando ci sarà, non puoi dire devi stare un po' al di sopra delle parti, no? Perché vabbè, ma il cuore è il cuore, cuore, quindi cuore. A Parigi ovviamente un pochino di più andrò a vedere vabbè, la scherma. Sì, sì, a Parigi, certo, sì, sì, sì. Che consigli dai a qualcuno che vuole iniziare, qualche tua collega, qualche ragazza, chiedo scusa. Allora, io posso parlare per la scherma. La sì. scherma è veramente, diciamo, un mondo in cui impari a vivere, in cui impari a diciamo, a relazionarti con le altre persone, in cui diventi molto indipendente e in cui, diciamo, ti dà la possibilità di crescere sia come a livello di atleta, vabbè, quello è sottinteso, ma anche proprio come persona, perché entri in contatto con un sacco di persone fantastiche, sì, ognuna sì. di queste ti lascia un pezzo di se stesso. Certo, quindi però sì. è consigliabile. Insomma, sì, bello, è molto no? consigliabile, è un sì, bello sì. sport elegante. L'altezza poi. Può essere vantaggiosa? Allora, guardando mia mamma, ti direi di no. Vabbè. Però, in ma generale... Ma tecnicamente può essere sì, vantaggioso. Perché certo. le arti un po' più lunghi forse, esatto, no? Però si basa sempre sul tipo di scherma che adotti. Certo, ovviamente, certo, se sei certo. una persona, se sei alto 2 metri, avrai un tipo di scherma diverso rispetto a una persona un po' più, diciamo, bassa. Per però, esempio. Voglio dire, ci dovrebbe essere una regola. Perché se uno ha il vantaggio, se viene una ragazza che ha alto 1,80... ci dovrebbe essere una regola di non devono essere più alte di tot, se no scusa, sì. se no l'altra è il vantaggio. Però no? anche un po' dal punto di vista della persona alta, quando tiri con una persona molto più bassa di te, magari più veloce. Più veloce ti un po' scombina le sì, carte. Sì, sì. Senti, come ti prepari mentalmente prima di una gara? C'hai qualche talismano, qualcosa in tasca? No? Allora, la mia mamma, quando le ho la tua mamma aiuto, qui presente. La mia mamma presente, mi ha insegnato la tecnica della visualizzazione, ovvero io mi immagino, diciamo, di entrare, se conosco ovviamente il luogo in cui poi gareggerò, mi ha insegnato a immaginarmelo prima di diciamo arrivare proprio al momento della gara, in modo tale da essere abituata a quella sensazione, certo, a quella sì, visione sì, sì. lì e funziona. Diana, tu come sei a bordo pedana con tua figlia? Allora, io non posso stare a bordo pedana, mi è vietato stare però a bordo. Però è scritto qui. In realtà, come dico sempre a lei, allora, quando era piccolina dicevo Giulia, io mi metto in alto qualche volta sugli sei anche spalle. Intervenuta però,
Sì, allora, io dico che mi metto in alto, poi dopo, man mano che la gara va avanti, alla fine mi ritrovo a bordo pedana, però non posso darle consigli perché lei non, cioè giustamente lei fa la sua scherma, io mi metto in modo che magari mi possa guardare, ma non mi guarda mai. E senti, pazienza. Ma secondo te è giusto che un genitore si inserisca fra lei e il suo allenatore, si crea una situazione? Allora, secondo me no, nel senso che il genitore deve fare il genitore, anche se, come nel mio caso, inevitabilmente, insomma, sì, capisco, però per esempio io non l'ho mai vista fare lezione con il suo maestro, non l'ho proprio mai vista, non sono mai andata a vederla, non mi interessa. Meglio così, io sono d'accordo con te. Metterei a disagio lei, il suo maestro, eccetera. Poi se lei mi chiede aiuto o il suo maestro delle volte magari vabbè, per la prima ti chiedono un parere, ci sta. Io lo do, cioè, però non, è il loro mondo. No, perché a volte arriva qualche genitore, qualche allenatore, anche del settore giovanile del calcio, scendono i genitori e dicono sì, però mio figlio è meglio che... Lasciate fare il proprio mestiere a chi per essi, insomma, no? Quindi inserirsi anche secondo me. Però io faccio il conduttore, devo stare di sopra delle parti. Disagio, non posso... Metti a disagio tuo figlio se sì, perché sì, certo, è certo, un altro certo, ruolo. Certo. I consigli più importanti che dai e che hai dato a Giulia fin dall'inizio? Allora, sempre per restare in argomento, teoricamente e tecnicamente non le do consigli tecnici, non gli dico fai questa azione. I consigli che le ho dato è vivi questa esperienza meravigliosa perché ti resterà nella vita e credo che lei l'abbia visto perché ogni tanto mi dice ma mamma, ogni volta che andiamo in giro per il mondo voi alzate il telefono e c'è sempre uno schermitore col quale poi si esce a cena, eccetera. Sì, perché la scherma è una grandissima famiglia. Questo è quello che ti rimane. Con le tue avversarie, con le quali ti urli in faccia in pedana, poi saranno le tue migliori amiche per sempre, assolutamente. Sì, poi chiaramente, come tutte le cose, vince chi ne sa di più, quindi bisogna prepararsi. Senti, il CONI funziona a pennello? Funziona bene tutta l'organizzazione? Il CONI è la nostra... Magari partita. Una domanda un po', insomma, un po' provocatoria, ma mettiamola così. Sì, devo dire che il CONI è visto dal mondo come uno dei comitati olimpici più particolari, perché la nostra struttura è basata sul mondo sportivo italiano, il 92% sono volontari, quando noi lo raccontiamo, perché il presidente di una società è un volontario, quello che guida il pulmino è il nonno dell'atleta, e quando noi raccontiamo questa realtà all'estero non ci credono, dicono non è vero che voi siete decimi nel medagliere nel mondo con una struttura che si basa solo sulla vostra passione. Certamente. Quindi questo è bellissimo. Dall'altro lato ovviamente poi insomma adesso c'è stata la nuova norma, è abbastanza complicato, però fantastico. Il mondo ci guarda con grande ammirazione, devo dire. Senti, cosa lascerà nel futuro ai giovani queste Olimpiadi? Cosa lascerà in eredità loro? Ma io spero che possa lasciare il messaggio forte che lo sport cambia la vita delle persone, cambia la vita dei ragazzi, cambia la vita delle città, dei paesi che vogliono organizzare degli eventi, cambia la possibilità di educare attraverso lo sport. Quando noi andiamo nelle scuole e parliamo per esempio di sostenibilità, è più facile parlarne quando lo leghi al mondo dello sport, perché i ragazzi ascoltano. Quindi usiamo lo sport per educare. Io sinceramente seguo un po' questa linea, perché ho sempre un medico e uno sportivo. C'è il cardiologo che parla insieme allo sportivo e questo chiaramente fa attrazione, attrae un po', no? Anche il giovane, no? Che ascolta. No? È importante riuscire a capire il canale col quale il giovane si apre per ascoltare, quindi quando c'è lo sport puoi parlare. Poi di se tutto. Mettiamo belle ragazze così, tlac, è subito insomma, ecco questo, bellissima, bellissima situazione. Insomma dai, le Olimpiadi, poi quando siamo stati noi italiani prescelti, abbiamo esultato, no? Sì, in maniera un po' anche scomposta, onestamente, riguardando le immagini. Infatti ho visto qualche immagine, però Se tu guardi quelle immagini, ne parlavo proprio l'altro giorno con dei ragazzi nuovi che sono venuti a lavorare con noi, vedi che lì dentro, in quella foto, ci sono degli atleti, c'era Sofia Goggia, c'era Michela Moioli, Francesca Porcellato dei Paralimpici, c'erano politici, c'erano imprenditori, cioè tutto il mondo era lì perché voleva portare questi giochi in Italia. Ecco, non dimentichiamo i Paralimpici, che è la cosa importante e fondamentale. Anche questa, chiaramente. Allora, noi diciamo sempre che noi parliamo di giochi, perché non ci sono per noi giochi olimpici o paralimpici, perché il messaggio è lo stesso. Noi lavoriamo in questo modo, io ho tanti ragazzi paralimpici che lavorano con noi, perché il messaggio è lo stesso, lo sport è lo stesso. Sì, bene, bene, bene. Vabbè, tu sei anche una poliziotta, ce l'hai scritto qua, insomma, tu se esci da qui puoi chiedere i documenti a chiunque. E fa molto ridere, io poi ho una grande autorità, se mi guardi in faccia.
Senti, ma è stato l'iter un po' complicato per diventare poi un agente di polizia? Io sono entrata nel 2021, quindi l'anno dopo il Covid, quindi è stato complicato dal punto di vista un po' più burocratico, organizzativo, però... Però voglio dire, tu al mattino ti svegli da sola, automaticamente tu vai a allenarti, sì, non devi chiedere lavoro, al tuo al capitano, ad esempio. No, tu, no, no, tu sei autonoma, tu sei autonoma. Ah, bene, bene. Sì, bello, bello, dai, bello. Fare bello. Il meglio che posso. Insomma, grazie per aver accettato l'invito, Diana, bellissima puntata. Grazie. Sei simpaticissima, sorridente e bellissima. Ma ahimè, siamo proprio giunti al termine, grazie a tutti voi che ci avete seguiti. Qualora lo vogliate, sul nostro sito radioroma.it potete poi seguire tutte le puntate che, in modo come dicono i giovani, ci sono i podcast. Ok? Grazie a voi, grazie per parlare anche di questi sport. Certamente, questa è la missione di questo programma di Viva Voce Sport e Salute, diamo proprio spazio a sport minori, attenzione, non inferiori, minori per affluenza, perché sono ragazzi che se lo meritano, perché questi fanno sacrifici enormi. È davvero tutto, grazie amici di Viva Voce Sport e Salute, grazie. Viva Voce Sport e Salute con Mattia Fontana.